Le Amazzoni erano donne guerriere che vivevano ai confini del mondo civilizzato e che avevano delle abitudini molto singolari, secondo il mito greco. Le Amazzoni vivevano sole, senza uomini. Si tagliavano il seno sinistro per combattere, infatti il nome Amazzone viene da Amazon, a alfa privativo, Amazon vuol dire senza seno, per maneggiare meglio l'arco e le frecce. Cavalcavano, erano il primo popolo che aveva imparato a cavalcare, combattevano e sconfiggevano i nemici con grande abilità e ferocia. Quando catturavano un uomo, che cosa facevano? Se ne servivano per riprodursi, quindi si accoppiavano con questi uomini e poi che ne facevano? Secondo una versione del mito li uccidevano, secondo un'altra versione del mito li tenevano come schiavi, perlomeno per un certo periodo, per fare loro i lavori più modesti, più umili, più pesanti. E poi quando avevano figli, avevano avuto figli da questi uomini, tenevano naturalmente, allevavano ed educavano le figlie femmine, educavano alla guerra, al combattimento, alla caccia e uccidevano o accecavano i figli maschi a seconda delle diverse versioni della storia. Quindi sono donne terribili queste Amazzoni che mangiavano carne cruda, che era il simbolo della barbarie per i greci. Questo già dà un'idea del significato di questo mito. Questo mito non serve a rappresentare la storia, un momento storico reale, ma serve a esorcizzare la paura del potere femminile, a dimostrare che cosa sarebbe il mondo all'incontrario. Se il potere fosse nelle mani delle donne, se ci fosse un mondo nel quale le donne possono fare a meno degli uomini, beh, che mondo sarebbe? Come sarebbero queste donne? Sarebbero praticamente delle donne snaturate che rifiutano che cosa? Rifiutano quello che è il ruolo vero, l'unico ruolo delle donne, cioè il matrimonio e la maternità. Questo è l'insegnamento del mito. Tra l'altro, non a caso, nell'iconografia, nei vasi, nei bassorilievi greci, le Amazzoni sono associate spesso, intanto nei vasi sono sempre rappresentate come vestite all'orientale, come dopo le guerre persiane, come il nemico persiano, il barbaro persiano. Sui fregi del Partenone, per esempio, sono associate ai centauri. Perché? Perché i centauri, che come sapete sono mezzi uomini e mezzi cavalli, sono il simbolo della mascolinità, della virilità sfrenata, incontinente, e le donne, e quindi sono il simbolo di una mascolinità negativa, così come le Amazzoni, che sono associate ai centauri, sono la negazione della femminilità vera. Quindi questo è chiaramente l'insegnamento che dà il mito delle Amazzoni. Per esempio, il mito delle Amazzoni, appunto, non rappresenta, non significa che c'è stato un momento nel quale le donne hanno veramente governato, hanno avuto il potere in famiglia, il potere politico. È un mito al contrario che serve a esorcizzare la paura del potere femminile che i greci avevano e quindi ci rinvia la storia in che senso? Che ci fa conoscere un aspetto della cultura greca che attraverso il mito viene chiarito. Naturalmente sto usando il termine storia in un senso molto ampio, come vedete. Per storia non intendo semplicemente degli avvenimenti, non è più la storia oggi, nessuno la concepisce più come solamente, come si faceva una volta, come un seguito di eventi, di battaglie, di personaggi. La storia è una storia globale che comprende anche la storia della mentalità. E questo è un esempio. Quello delle Amazzoni mi sembra un buon esempio di come il mito ci aiuti a conoscere un aspetto della storia.